Buongiorno a tutte, ben ritrovate sul mio canale. Sulla scia del video precedente, come vi avevo promesso, vi mostrerò i 10 gloss che secondo me sono adattissimi per la stagione estiva. Piccola premessa, come sempre le mie premesse iniziali. Io i gloss non li amo particolarmente. Mi sono resa conto cercando tra la mia collezione make-up che ne ho comunque tanti, che comunque non utilizzo quanto i rossetti. Perché? Perché voi sapete, ve l'ho ripetuto più volte, io ho dei problemi, cioè sulle mie labbra dura veramente tutto molto poco, devo comunque mettere una base la matita, dei rossetti comunque a lunga tenuta, eccetera. Ma comunque l'estate, secondo me, il gloss, cioè per me il gloss è prettamente estivo, cioè non veramente non ho mai pensato al gloss come qualcosa appunto per l'inverno. Io ne ho selezionato 10, che sono 10 colori che secondo me stanno benissimo con l'abbronzatura, stanno bene con con i diversi tipi appunto di incarnato, insomma, di colore dei capelli, dei occhi. Vi voglio consigliare appunto delle marche che sono sicuramente low cost, perché io non spendo tantissimo chiaramente nei gloss, non amandoli, e non spenderei chiaramente tanti soldi appunto per un gloss Dior, Chanel, eccetera. Prima di iniziare volevo mostrarvi questi nuovi orecchini che sto creando e mi stanno piacendo tanto. Questi sono fatti a mano, sono fatti a uncinetto, anche qua è tutto fatto a mano, poi io ci ho messo una berlina nera. Fatemi sapere se vi piacciono, insomma. Allora, iniziamo subito. Il primo gloss che vi mostro è il gloss che indosso anche oggi ed è... allora, io sotto ho messo la matita della sfilata della neve ed è un gloss che credo di avervi già mostrato in un video precedente ed è un gloss molto molto buono perché è molto resistente. Allora, il problema dei gloss, sappiamo che è questa, la tenuta. A volte ci sono dei gloss che sono molto appiccicosi, no? Quindi durano tanto, però danno quella sensazione di appiccicati, ciò che a volte non è gradevole, ecco, sulle labbra. Questo è un gloss che io amo perché non è appiccicoso, ma comunque ha una durata discreta, considerando sempre che sono dei gloss. È appunto della NYC, la marca, possiamo dire assolutamente low cost, che troviamo all'OVS, da saponi e profumi, almeno io li trovo lì questo brand. Allora, questo lo vedete dalla boccetta, sembra un fucsia acceso, ma quando lo stendiamo ha quel velo di fucsia che rimane molto molto tenue. Questo è il numero 589, se riesco a farvelo vedere, ma non credo si vedrà nulla con sta luce. Comunque dà quel colore, appunto enfatizza una matita o un rossetto dello stesso colore. È lucido, ma non ha sbrillini vari, quindi comunque chi non ama i brillantini, secondo me potrebbe farci un pensierino. Pagato sulle 4 euro, è un buon prodotto, ripeto, perché ha una buona durata. Ecco, non ha un colore così acceso, però comunque va a enfatizzare, dare luminosità a un rossetto che magari è un po' smortino e comunque vogliamo utilizzare come base. Con questa maglietta nera sembro Morticia, va bene. Piccola parentesi terrificante. Altro gloss di una marca sempre low cost che secondo me veramente veramente sono molto validi perché anche questi hanno una fantastica durata, sono quelli dell'Astra. Questo è un color corallo.
Allora, voi sapete, per chi mi segue, io lo dico spessissimo. Allora, adesso vi faccio vedere lo scovolino, mentre l'altro è in spugna. Questo, vabbè, a parte che sembra un ananas, ma questo ha una sorta di pennellino per l'applicazione. Ha una scrivenza fantastica questo, è un bellissimo corallo che io utilizzo, questo lo utilizzo molto molto d'estate perché con l'abbronzatura risalta veramente tanto. Questo risulta un po' più appiccicaticcio, ma non fastidioso e ha una durata fantastica. A me piace tanto, hanno una buonissima scrivenza, hanno una varietà di colori bellissimi, un rosso e sono veramente per essere comunque dei gloss. Hanno una durata fantastica. Allora, sto cercando, è della linea dell'Astra, appunto, Forever. E il colore non ve lo posso dire perché è cancellato completamente, non trovo nessun appiglio. Comunque, è il color, appunto, corallo, quello assolutamente corallo che c'è nella gamma. Quindi, credo ce ne siano, ecco, non ci sono vari corallo, vari rossi, ci sono quei colori standard, quindi comunque lo trovate assolutamente pagato 4 euro. Quindi super consigliati questi. Io adoro l'Astra perché comunque mi ci trovo bene con tutto quello che ho. Low cost, quindi insomma io vi consiglio di dare un'occhiata sempre allo stand dell'Astra. Altri tre che ve li mostro tutti insieme perché sono dello stesso brand e sono ovviamente, come non poterli citare, quelli della Essence. E appunto gli Stay With Me. Allora, io avevo sentito che li avevano tolti insomma, dal commercio, dalla linea base della Essence. Io però li ho trovati ancora, quindi probabilmente in qualche OVS li troviamo ancora. Allora, il colore che sicuramente adoro di più è il fucsia, che è il numero 4 Trendsetter. Allora, sappiamo tutti la scrivenza, allora il pennellino è, diciamo, possiamo dire ergonomico, diciamo che si adatta benissimo alle labbra perché ha questa forma appunto un po' ristretta in mezzo. Sì, oggi ho dei termini molto molto tecnici, faccio proprio invidia alle grandi YouTubers. Un colore bellissimo. Un fucsia che io amo e la scrivenza è fantastica. Lucido all'inizio, poi rimane il pigmento. Il lucido magari non è come appena applicato, ma comunque è fantastico. Hanno una bellissima durata, costano sulle 3 euro qualcosa, ma veramente, veramente valgono. Credo che siano i gloss che più preferisco. Un altro della stessa linea è il colore must have di quest'anno, che è appunto il Radiant Orchid, ed è il numero 5, I Like Cotton Candy. Bellissimo. Se riesco ad aprirlo, vi mostro il colore. Pennellino solito. Un bel viola. Un bel lilla, ecco, non un viola, proprio orchidea. Anche questo, secondo me, sta molto bene con l'abbronzatura, soprattutto con le ragazze che sono chiare, quindi castano chiaro, biondo. Secondo me, questo anche con le scure, però le scure d'estate le vedo con colori più corallo, più, ecco, più caldi. Anche se adoro ovviamente tutte le tonalità del viola, glicine, lilla, fucsia, lo sapete che lo adoro. Però secondo me, a mio parere, chiaramente poi ognuno si può mettere anche il blu, perché ognuno mette insomma quello che si sente di mettere, no? I colori rispecchiano molto lo stato d'animo. Io posso piacermi con quel colore, ma magari un'altra persona non mi vede bene con quel colore, magari perché mi spegne, che mi... insomma. Ognuno alla fine fa quello che si sente. Il trucco è qualcosa che nasce da dentro e comunque, insomma, ognuno fa quello che si sente senza dover stare lì a star dietro a delle regole, insomma. Un altro che adoro, perché voi sapete che io il rosso è il colore veramente
che per me fa bene tutto l'anno. Chiaramente magari più caldi che freddi, però comunque bellissimo. Io questo non è proprio il rosso di questa linea, il colore, ma è un rosso che ha qualcosa di ciliegia dentro, quindi mi piace veramente, veramente tanto. La durata, ripeto, è ottima. Sicuramente non durano chissà, chissà quante ore, perché comunque sono sempre dei gloss, però hanno una buona tenuta, considerando che comunque hanno un prezzo basso. Andiamo avanti. Uno della Kiko, che sicuramente ha qualcosa di arancio, perché come potete vedere, però non è proprio così sparato come colore. Trovassi il numero ve lo potrei anche dire. Di questi gloss veramente spariscono le... Comunque, è della linea Extra Volume Lip Gloss ed è un gloss che mi è stato regalato, pennellino classico spugnetta. Dà veramente un tocco di luce, però come potete vedere ha quel tocco questo tono di arancio che sta benissimo con l'abbronzatura. Cioè io il corallo, l'arancio, il pesca secondo me sono adattissimi con l'abbronzatura e chiaramente le brune stanno da Dio. Un altro, sempre sui toni dell'arancio, è questo dell'Eufydra. L'Eufydra si trova in parafarmacia, in qualche farmacia. Sicuramente non è un brand low cost. Io però trovo sempre degli ottimi sconti. Scusate un attimo. Allora, scusate ragazze, ma il mio cane stava grattando la porta. Allora, vi stavo mostrando questo dell'Eufydra. L'Eufydra appunto non è una marca proprio low cost. Io l'ho trovato questo intorno a 5 euro, ma era scontato. Sono dei prodotti con un buon inci, non sono verdi, non sono bio, però hanno un buon inci. Allora, questo è il colore, che è un arancio scuro, molto 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 bello, caldo, e anche questo è buonissimo perché ha una buonissima durata. Sono 5,5 ml di prodotto, insomma, se lo trovate in offerta, questo veramente di questa linea appunto base dell'Eufydra, sono veramente dei gloss validi, hanno dei buoni colori, buona coprenza, buona durata, appunto per essere comunque un gloss. Colore stupendo. Poi un altro, sempre della NYC, con il tubetto, insomma, con questo beccuccio che non è molto comodo, insomma, a me non piace tanto. Ed è un rosa antico, questo è un po' più sbrilluccicoso. È un po' più, come potete vedere, la texture un po' più pastosetto, infatti rimane comunque molto, insomma, appiccicoso. Ha una buona durata, un bellissimo colore, ha dei glitter dorati, quindi comunque la durata, scusate, la luminosità c'è, soprattutto la sera con magari con luci artificiali. Buona durata per essere un gloss. Io vi sto mostrando comunque tutti dei gloss che a mio parere hanno una buona durata, un buon prezzo, una buona pigmentazione, perché comunque sì, sappiamo che sono dei gloss, però se riusciamo a trovare dei prodotti che diano il meglio, insomma, col prezzo basso, qualità alta, stiamo, insomma, stiamo a cavallo. Questo è appunto della linea Extreme Lip Glider Lip Gloss, appunto perché ha questi brillantini, questi sbrillini che qua non potete cogliere chiaramente, leggermente forse, però con le luci artificiali si vedono tantissimo. Questo è appunto rosa antico con dei glitter dorati ed è il numero 522 Melon. Infatti ha un po' di... insomma, non proprio melone, ma di corallo, ma una punta di corallo, veramente leggerissima. Ha un buonissimo profumo, veramente, sa proprio di caramella. Insomma, il profumo è relativo, che ci sia o non ci sia, possiamo anche farne a meno, l'importante è che il prodotto sia valido. L'ultimo che vi mostro nasce come rossetto liquido tinte della L'Oreal. Di questa linea,
che ha mostrato anche adesso non ricordo un'altra ragazza, credo Silvia, Makeupation, ma non ricordo 86, mi pare. Non vorrei aumentarti o abbassarti gli anni, tesoro. Comunque, non ricordo la linea, ma comunque li trovate in profumeria assolutamente. Allora, io non ho. Non, allora, come rossetto liquido, no, non ci siamo proprio. Ho un'altra idea del rossetto liquido barra gloss barra tinta. Perché non mi dà la tenuta. Allora, lo scovolino, il pennellino, il caspitiello, come dice Valentina, è di quelli classici delle tinte. Ecco, sembra non so, una bocca, insomma. Allora, colore sicuramente è pigmentato, però non ha. La profumazione non mi piace per niente. È un rosa che ha una punta di fucsia, che ha una punta di glicine, è un bellissimo colore, ma sulle labbra non ha questa resa, non ha questa pigmentazione. Io non so se sia questo colore, è il 103. Quindi come tinta. No, non assolutamente. Però come gloss ha una buona tenuta, perché comunque il finish glossato rimane leggermente, ecco. Io questo l'ho voluto inserire come gloss perché secondo me ha la durata di un gloss, ossia giù di lì. Sicuramente non ha la tenuta di una tinta, ecco. Ah, io questo mi è stato regalato. Il prezzo non è bassissimo, ma credo che non superi gli 8 euro, insomma, non ha. Comunque, per. Come gloss mi piace, ecco, è un bel colore, non ha una durata estrema, ecco. E niente ragazze, io vi ho fatto vedere i gloss che sono proprio dei colori che secondo me sono perfetti per l'estate, insomma, quando siamo sicuramente abbronzate, io non lo so ancora, poco la luce bianca così naturale sembra ancora più bianca. Vi mando un grande abbraccio, ringrazio tutte le nuove iscritte, tutte quelle che mi seguono, che commentano sempre. Veramente mi fa veramente un gran piacere. Il prossimo video credo che lo farò sugli smalti, anche se io mi sono fatta il gel perché non ce la facevo più, ragazze. Io sono molto. Allora, sapete che adoro lo smalto, ma sono pigra, tra virgolette, perché. Facendo comunque dei lavori a casa, ho sempre le mani nell'acqua. Dopo 2 giorni io mi devo togliere lo smalto con il gel da French, appunto, ho fatto una French classica. Riesco a, insomma, a non avere tutto questo stare dietro, appunto, allo smalto, metti, togli, metti, togli. Per ora, insomma, lo terrò un po' e poi ritorneremo agli smalti, ma sicuramente metterò lo smalto sopra la French, assolutamente l'ho sempre fatto, mi sono sempre trovata bene. E niente ragazzi, io vi saluto, appunto farò sicuramente il video sugli smalti preferiti dell'estate, che secondo me sono i colori top dell'estate, gli ombretti, eccetera, eccetera. Se avete delle richieste, delle domande, io sono qua. Vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao bellezze!